Buongiorno a tutti, sono il dottor Infusino, dermatologo del Centro Medico Sant'Agostino. Oggi vi parlerò di alopecia androgenetica. L'alopecia androgenetica o calvizie è la più comune malattia dei capelli. Si stima infatti che colpisca 80% degli uomini e 50% delle donne nel corso della loro vita. È una malattia che si manifesta più frequentemente col passare degli anni, sebbene recentemente siano stati descritti numerosi casi di alopecia androgenetica nelle giovani donne. Perché l'alopecia androgenetica ha questo nome? Perché nella sua origine sono implicati due fattori: gli ormoni androgeni, quindi gli ormoni maschili, e la genetica, quindi l'ereditarietà. Gli ormoni androgeni sono la causa principale della calvizie, che proprio per questo motivo non si manifesta mai prima della pubertà. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nel maschio non è un eccesso di ormoni androgeni che causa la calvizie, ma è un'aumentata sensibilità dei capelli nei confronti di questi ormoni. Anche la donna produce ormoni maschili, quindi ormoni androgeni, ma in quantità minore rispetto a quelli che produce l'uomo. Nella donna, l'alopecia androgenetica può essere dovuta sia a un eccesso di ormoni androgeni, sia, come nell'uomo, a un'aumentata suscettibilità dei capelli nei confronti di questi ormoni. La predisposizione genetica determina la sensibilità dei capelli nei confronti degli ormoni androgeni. Quali siano i geni coinvolti nella calvizie? Questo ancora non lo sappiamo con certezza. Sappiamo però con certezza che si tratta di una malattia poligenica. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono tanti i geni coinvolti. Geni che possono essere ereditati sia dalla parte della mamma che dalla parte del papà. Ecco perché quando l'ereditarietà proviene da entrambi i genitori, la forma di calvizie è più grave e si manifesta ad un'età più precoce. Quali sono i primi segni di alopecia androgenetica? Nel maschio i primi segni di alopecia androgenetica sono una regressione dell'attaccatura dei capelli, quella che chiamiamo banalmente stempiatura, oppure un diradamento dei capelli a livello del vertice, la cosiddetta chierica. Nella femmina invece il segno principale dell'insorgenza dell'alopecia androgenetica è un diradamento dei capelli a livello del vertice del cuoio capelluto, che è molto più evidente nel momento in cui, pettinandosi, si fa la riga in mezzo e si vede che i capelli non coprono più il cuoio capelluto. Perché l'alopecia si manifesta prevalentemente in queste aree? Perché sono quelle aree cosiddette androgeno dipendenti. Ci sono delle aree del cuoio capelluto in cui i capelli risentono maggiormente dell'effetto degli androgeni e quindi cadono. Ci sono delle altre aree invece del cuoio capelluto che sono particolarmente resistenti all'azione di questi ormoni. E sono quelle aree del cuoio capelluto da cui i capelli non cadono neanche nelle forme più gravi di calvizie. Proprio da queste zone del cuoio capelluto vengono prelevati i capelli che verranno impiantati quando si esegue un trapianto di capelli. Il trattamento dell'alopecia androgenetica, soprattutto se intrapreso in maniera precoce, permette di arrestare la caduta dei capelli e di favorire il rinfoltimento delle aree dei capelli diradate. Per una corretta diagnosi di alopecia androgenetica è necessario rivolgersi a uno specialista dermatologo. Bisogna infatti aver presente che non sempre la caduta dei capelli è dovuta a una forma androgenetica di alopecia. Sarà sempre il dermatologo, a seconda della gravità, del sesso e del singolo paziente, a prescrivere poi la terapia più idonea.